Amici di Twitch, buonasera a Buonasera. tutti e Ciao. benvenuti. Allora, vedo che siete già molti, state commentando tanto questa cosa. Sapete che a me fa molto molto piacere perché ci piace avere una chat attiva, una chat affiatata, una chat educata, Ma quanto ma sono bravi, vedi? Quanto sono bravi. sono Ci belli, fanno tutti da quelli soli ormai là, la community top. Big Lucky, Fanpage, il ciuffo del Menno, Origami all'alba, Will, ho detto solo i primi che ho visto. Comunque, buonasera a tutti e benvenuti in questo episodio numero 260 di Live Talks. Ossia il nostro format di punta, quello che va ad invitare le eccellenze all'interno dei vari ambiti della cultura pop. E questa sera abbiamo veramente con noi un'istituzione, lasciatemelo dire, un pezzo di storia del cinema e della televisione Assolutamente. italiana. Facciamo un grande applauso ad Antonello Passari. Antonello, benvenuto! Ciao. Ciao a tutti. Mi piacciono gli applausi finti, che sono finti come Sua Eccellenza e l'istituzione. E andiamo No, avanti. in chat li fanno, ma non si possono sentire, quindi noi li sostituiamo, li Esattamente. doppiamo gli Ah, applausi ok. che vediamo scritti. Comunque, Esattamente. vabbè. Ok, Leggiamo grazie. scritto: Grande Un Antonello, saluto a tutti. grandissimo, voilà, ciao, un'eccellenza. Siamo veramente molto contenti. Grazie per aver accettato il nostro invito, Antonello. Grazie per avermi invitato. Allora, noi questa sera salteremo i comandi, tanto voi li sapete già a memoria, è inutile, poi li guardate dal titolo della nostra live su Twitch e andrei subito. Ah sì, vi ringrazio insomma per il supporto che ci avete dato a Lucca perché siamo appena tornati, siamo molto stanchi, ma comunque molto felici di essere qui con voi. Poi ve ne parleremo successivamente. Allora, Antonello, guarda, noi iniziamo tutte le nostre chiacchierate con la stessa domanda, l'unica domanda che abbiamo preparato, le altre invece ci piace vedere un po' dove ci porta la conversazione. Ed è questa, porta con sé un piccolo preambolo, ossia noi magari usciamo di casa la mattina, incontriamo, non so, un numero X di persone, tipo 10, in base a come ci poniamo con loro, queste 10 persone avranno un'immagine diversa di come noi possiamo essere. Però dal nostro punto di vista è molto interessante vedere come il nostro ospite vede se stesso. Quindi io ti andrei a chiedere chi è Antonello, non tanto dal punto di vista professionale, che oltre a essere sotto gli occhi di tutti, ne parleremo dopo, quanto proprio dal tuo punto di vista, per quel che riguarda aspetti caratteriali, passioni e hobby che magari esulano da quello che è l'ambito prettamente lavorativo. Domanda pirandelliana. Il resto è tutto in Chi sono discesa, tipo come quello mi che vedono preferisci. gli altri? Ah, come mi vedono gli altri non lo so, non ne ho idea. Cerco di presentarmi sempre in modo empatico, gioviale, cercando di non apparire fesso, ma presente, presente nel senso che io sono una persona che vive molto il quotidiano, sta in mezzo alle persone, la mattina vado al mio baretto a fare colazione, sono andato a fare la spesa, mi piace stare con le persone, ogni self è un piacere. No, ho avuto la fortuna di fare dei prodotti, come si diceva una volta, nazional popolari. È che sì, insomma, tra i ragazzi della terza C, parlo della televisione, tra i Sì. ragazzi della terza C, Avanti, che era un programma della TV delle ragazze di Serena Landini, e i Cesaroni. A me fa piacere vedere che, siccome non sono una persona mondana, non vado nei salotti, non vado in giro a fare il gossip, mi fa piacere vedere che quando mi riconoscono c'è spesso un sorriso. Credo che sia già tanta roba per chi fa il mio lavoro, perché lo si fa principalmente per chi lo vede, è una responsabilità che si ha. Poi, siccome io ho cominciato in accademia, teatro classico, ho fatto tanta sperimentazione, cioè c'ho poi tutto un altro versante, dice molto meno nazional popolare, molto più di ricerca, molto più sperimentale, e ho portato sempre avanti tutte e due le cose, insomma, diciamo, Sì.
Vanzina e Romanzo Criminale, Luca Ronconi, Edoardo e appunto i ragazzi della terza C, Chiaro. sfuggendo, cercando di sfuggire alle etichette. Forse ancora quelli della mia generazione un po' sono stati educati a questo. Adesso credo che sia un po' più difficile perché etichettare, formattare tutto quanto è diventato, insomma, è molto così, sono prodotti molto seriali, spesso non c'è tanto ricambio, insomma, vabbè. Quello che succede oggi. Su questo mi piacerebbe sentire cosa ne pensa il pubblico, le persone. Assolutamente, Fateci fateci sapere, sapere chat, in chat, scrivete. scrivete a riguardo. Ma Antonè, Scrivete. sì, adesso poi le andiamo a leggere qualche commento a riguardo. Quindi voi intanto scrivete, evidenziatelo con i punti canale, così non viene perso durante la conversazione e andiamo a leggere qualche spunto successivamente. Antonello, però io sono curioso di una cosa. La tua passione da bambino, in un certo senso, è coincisa poi con il tuo lavoro, con la recitazione, con il mestiere in cui poi sei diventato un'eccellenza, oppure era un qualcosa di completamente diverso, tipo l'astronauta? Sì, no, 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 cioè al di là che adesso non lo so se dicevo che mi faceva piacere fare, che avrei fatto il pompiere o l'astronauta, quello che facevo di fatto, allora io vengo da una famiglia, allora io sono romano perché sono nato a Roma, ma ecco, in realtà io sono romano, napoletano, inglese, siciliano, sociaro, veneziano e turco. Cioè non c'è non c'è un nonno e un genitore che sono nati nello stesso posto. La provenienza, diciamo, più forte è quella della famiglia siciliana. Mio nonno è il primogenito, mio padre è il primogenito di altri cinque re e io sono il primogenito di tutta un'altra dinastia dei cugini. Il primogenito che fa? O che gli va o che non gli va, è quello che se lo mettono sulla sedia e dice la poesia di Natale. Ma non con la grazia che c'è oggi, oh bambino, ah sì, no, lo voglio, no, nessuno lo voleva fare perché era proprio un'imposizione. Mi toccava, mi prendeva, mi mettevano sulla sedia e dicevo la poesia e poi cantavo una canzone che era sempre piccoli cinesi, zumpappa, ma veniamo dall'Egitto, zumpappa, che non so più che poi. Carinissima. Poi che facevo? Siccome abitavamo vicino al Gianicolo, cioè a Roma al Gianicolo, c'erano i burattini, c'erano le Marionettine. burattini quello con Pulcinella, Sì, eccetera, sì, sì. e ci portavano sempre lì. Allora io poi a casa giravo le sedie, ci mettevo un tappeto e facevo tutte queste cose qua. Cioè, quello che voglio dire è che magari non so, pensavo non so a fare che cosa, però quello che di fatto facevo sempre, era questo. Poi a un certo punto ho cominciato a suonare la chitarra, e c'era quello che si faceva. Insomma, sì, ecco, questo. In realtà avrei dovuto fare l'avvocato. Ho fatto un anno a studio con mio padre, ma poi ho fatto l'esame in accademia e lì è finita. Ok, Poi, meno male, diciamo. no? Fortunatamente per noi Buon che poi per noi. esatto, che Sì. abbiamo potuto godere di tanti, tanti prodotti molto molto belli. Ma invece c'è stato un momento, no? Perché poi fare l'attore è un mestiere anche molto duro, no? Dove devi sempre essere in continua ricerca di te stesso. C'è stato un momento dove tu hai capito che tutti i tuoi sforzi venivano magari ripagati, no? Che da una passione e con tanta determinazione sarebbe diventato un lavoro. L'hai associato un momento specifico al cambio di Quello passo? me lo sono imposto dall'inizio, perché in accademia ho incontrato Luca Ronconi e comunque dei personaggi fantastici del teatro. E lì mi sono imposto di imparare, perché mi sentivo proprio inadeguatissimo. Diciamo che mi
ho avuto consapevolezza di essere un attore una ventina d'anni fa. Ho detto, beh, forse sono diventato un attore, cioè dopo circa 30 anni che lavoravo. Anche prima potevi prendere No, consapevolezza, secondo me. prima no, lo facevo e penso anche, forse anche meglio di quello che ho fatto dopo, però non avevo ancora questa consapevolezza, questa pienezza, ecco, dell'esserlo poi di fatto. Quello che è vero è che, e non riguarda soltanto, riguarda un po' tutti i mestieri dove hai a che fare un po' con creatività o elaborazione artistica, il professionismo è difficile perché devi avere a che fare con tante altrettante cose che non c'entrano poi esattamente con quello che fai, cioè quello che io faccio è recitare. Poi mi devo mettere, il professionismo è mettersi nelle condizioni per poterlo fare in un certo modo, delusioni, cocenti, esaltazioni pazzesche. È un po' come la borsa, fare l'attore, cioè l'euforia e la depressione. Vedi, vedi. E questa è la cosa difficile, questa è la cosa per cui molti smettono dopo un po', perché è un tipo di stress che non pensavi di avere. Certo, e poi devi essere comunque molto, correggimi se sbaglio, avere delle spalle molto larghe poi per poter resistere a quest'altalena di emozioni, no? In dei momenti l'esaltazione Sì, anche. no, devi avere molta determinazione, ti deve piacere perché ti deve piacere anche farti del male, cioè perché farti del male, insomma, l'attore lavora con se stesso e io sono il mio strumento, quindi per arrivare a dare certe cose di gioia, ma anche di dolore profondo. Penso a Suburra, per esempio, dove mi suicido lì dal ponte. Ecco, quella insieme al dialogo con Elio Germano è una cosa di un'angoscia pazzesca. E poi penso a Selvaggi, dove insomma ti fa molto ridere. Ecco, in entrambi i casi, non sembra, ma devi andare a fondo in tutte e due le materie, in un modo completamente differente dall'altra, è ovvio, però il tuo dentro ti deve trovare pronto. E allora per fare questo, insomma, beh, non è così facile. No, lo dico perché è un periodo in cui, fra l'altro, io ogni tanto insegno, insomma, è un periodo in cui tutti vogliono fare gli attori, ma quello che io dico è, Abbastanza. se volete fare, no, se volete, va bene, ma se volete fare gli attori o volete fare spettacolo? Perché fare spettacolo oggi, fra l'altro, sono due cose diverse, ecco, sono due cose molto Certo. diverse e sono tutte e due degnissime. Uno vuole presentare, vuole imitare, vuole fare quello che gli pare, vuole, anzi, ben vengano. Fare l'attore è un'altra cosa. Chiaro, Certo. chiaro, è vero. L'attore quasi si deve distruggere ad ogni personaggio per ricrearsi. Ah, l'avrei detto, Sì. l'attore è uno che poi alla fine non esiste, cioè esiste nei Nel personaggi. personaggio, certo. Sì. Esiste nei Poi personaggi. è un periodo un po' di tutto e subito, no? A me piace mi è piaciuto molto quello che hai detto relativamente al fatto di dover maturare la consapevolezza di essere un attore che ha richiesto tanto tempo. Oggi, magari, soprattutto nelle nuove generazioni, nelle nuove schiere, diciamo, di attori entranti, questa pazienza, forse questa anche umiltà, questa ricerca, no? Del punto centrale della loro arte non c'è. Magari non c'è per via dei social che quindi richiedono una rapidità diversa. O, non lo so, magari è cambiato qualcosa nel corso del tempo anche in questo settore che porta magari delle meteore ad evolversi in maniera più rapida, cioè si diventa una meteora con molta più rapidità rispetto a prima.
Non lo so, no, però vedo sicuramente una tendenza diversa rispetto al cinema, alla recitazione di un tempo. Quella che poi oggi rimpiangiamo e andiamo a recuperare attraverso, fortunatamente, anche le piattaforme che ci mettono a disposizione le serie, i film, e che guardiamo con estrema ammirazione. Però purtroppo non ce l'abbiamo di nuovo. Ecco, no, ce l'abbiamo. Guarda, questo è vero o non è vero? Anzi, stiamo producendo dei bei film, dei bravissimi registi e tanti bravi attori. Quello che voglio dire comunque è che tutta questa cosa qui si perde nel mare magno di tutto il resto e forse non è più centrale come lo era qualche decennio fa. O perché, non lo so perché, nel senso che non è che il cinema è diventato una cosa di nicchia, però è diventato anche una cosa più privata, più che me la vedo a casa, al computer, certo, lo streaming, eccetera. Anche se ci sono anche dei segnali, cioè, anche se poi, no, le persone poi ci vanno al cinema, anche se vanno molto a vedere gli americani e molto meno noi. Però anche qui ci stiamo facendo valere. Mm-hmm. Credo, ecco, che essere attratti, questo che voglio dire, essere attratti per questo mondo nel senso della sua visibilità e quindi tutti i social eccetera, va bene, è sacrosanto, basta chiamare le cose col proprio nome. Se è disposto a scavare dentro te stesso per far uscire non si sa che sentimenti, allora fai l'attore. Non sei disposto, ma sei disposto a far vedere la tua bella faccia, pensaci e vedi magari trovare un'altra strada. Tutto qua. Sì, okay. Sì, chiarissimo. Grazie Antonello. Spettacolo. Spanchi. Sì, ma io vorrei andare un po' su così aneddoti cose. Ti vorrei chiedere, c'è stato un momento professionale o non in cui ti sei trovato al posto sbagliato nel momento sbagliato? Magari una scena imbarazzante, qualcosa del genere, che sei rimasto, non lo so. Sì, sì, c'è stato. C'è una cosa che ci puoi raccontare. Forse anche più di uno. Quello che mi ricordo è che a un certo punto una regista, non faccio i nomi, certo, una regista importante ha chiamato un attore importante e me, siamo due completamente diversi, differenti, e ci ha convocati, noi pensavamo ovviamente per due ruoli diversi, poi ci ha convocato, ci ha messo lì davanti, ci ha detto ah no, vi voglio vedere perché volevo capire e scegliere chi di voi due era più giusto. E lì ci siamo alzati e ce ne siamo andati. Una diversità troppo... oggi si fa molto questa cosa, non ci si bada, ma insomma un po' di rispetto, santi Dio. Non è che siamo carne da macello, eh? No, certo. Vabbè, ma qui, vabbè, queste sono cose un po' più tecniche. Perfetto, andiamo oltre, Andrea. Diciamo allora, che sì. Un ricordo curioso è stato il primo bacio, perché lei non voleva e a un certo punto, ed era una commedia poi, quindi era una cosa anche molto finta. A un certo punto il regista si è arrabbiato con tutto il megafono entrato dentro l'automobile, e la mia automobile ha detto vuole vedere sto bacio, sì o no? Anche allora io, un momento sbagliato. No, allora mi sono buttato perché è il mio orgoglio di attore. Vabbè, stop, e lei fa, e no però, con la lingua, no. Oh, anche... Scusa, quello è entrato col megafono, qua tocca farla bene. Qua siamo in ballo, a questo punto balliamo. Pensare che uno si sveglia la mattina per andare a dare il bacio all'attrice. No. Fantastico, sto male, scrivono in chat, no, tante risate. Andrea. Allora, Antonello, io volevo farti una domanda un po' particolare, ovvero volevo chiederti se tu dovessi scegliere
un unico oggetto che però sia anche in grado di rappresentarti, quale sarebbe e perché? Oh, Madonna santa. Andrea è quello delle domande cattive. Poi un unico oggetto, cioè è veramente difficile trovare un oggetto. Oggetto. Che... oggetto. Una mazza da golf. Una mazza da golf? Perché? Sentiamo. Perché le mazze da golf sono tante, di pesi diversi. E con ognuna c'è una particolare sensibilità rispetto al tocco che devi dare alla pallina e rispetto allo swing che devi avere. Una mazza da golf è uno strumento molto utile e interessante. Che bella risposta! Fantastico! Sì. Lo sapevo che non avrebbe detto perché mi piace il golf, però una cosa così profonda, no. Stupendo. Grande, molto Antonella. Bella, molto bella. Molto particolare. Sì, vero, vero. Veramente molto particolare. E invece, Antonello, io oggi, girando un po' per il web, ho scoperto una cosa di cui personalmente io non ero a conoscenza, ossia che tu sei stato anche un cantante rap. Quindi volevo chiederti un po' la storia dietro a quella canzone, Roma di notte, che io personalmente non conoscevo e sono rimasto molto, molto affascinato da questo tuo lato. Allora, guarda, è una cosa che nasce così. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles, se l'ho visto, che si chiamava... Massimo Costa, non c'è più. Massimo Costa è stato un personaggio importante a Roma per quanto riguarda i concerti. Ha portato i Roxy Music, i Rolling Stone, gli U, vabbè, stiamo a parlare. A un certo punto collaborava con David Zard, eccetera. Un giorno, queste notti romane dove non facevamo niente, mi dice: lo sai che tu dovresti fare il rap? Perché me l'ha detto? Non lo so. Io ho detto: che è il rap? E chiama Roberto D'Agostino e andiamo a casa da Roberto D'Agostino. Roberto D'Agostino all'epoca ancora lavorava in banca e aveva questa casa tappezzata di vinili, non c'era una parete, neanche il bagno dove non ci fosse un vinile, perché lui già lavorava con la musica, eccetera. Tira fuori il disco della Sugar Hill, hip hop, hip, io perdo la testa. Rapper di lei, perdo la testa e vado a casa. Forte dei miei studi universitari, perché è quello, dico: come si fa a trasformare una lingua piana come l'italiano in una lingua tronca come l'inglese? Perché mi venivano le filastrocche. Avispa Teresa, aveva fra le erbette, perché adesso, insomma, ma prima c'era proprio questa cosa. E comincio a darmi da fare. E dopo 6 mesi butto giù una roba che poi la finisco in tempo molto presto, andando in giro per i locali la sera. Diciamo, quella è stata la sintesi di quel periodo. Okay. E poi ho incontrato Lele Marchitelli, che per dire è l'autore delle musiche di Sorrentino, oggi di ancora dell'ultimo film della Cortellesi. E Danilo Rea lavoravano insieme. Danilo Rea, pianista, sappiamo tutti chi è. E andiamo a casa di Pasquale Minieri, altro genio del ingegnere del suono. Ci avevamo 6 piste, l'ha fatte diventare 59, 92, non lo so che. E abbiamo fatto questa cosa qua. E siamo andati da Casalini alla Jumbo Records. Ha buttato lì. Casalini faceva le musiche per discoteca, produceva Simonetti, che aveva una grossa, quello dei Goblin, sì. Una grossa produzione dance, e venuto fuori Roma di notte, sì, a febbraio 84, forse il primo, non so se prima c'era stato qualcun altro, qualcuno dice il primo vero è Celentano con Prisa in Coni, Nelson e Chiuso, vabbè, quello che vuole. Comunque, sì,
Wow. È stata una bella cosa. Poi ne ho scritti tanti altri, li ho fatti in televisione, insomma, però ecco, non è che ho fatti sempre un po' da attore, voglio dire, non è che mi sono messo nel personaggio del rapper, perché poi anche là è tutta scena, eh. Mm-hmm. Sì. Ok. È tanta scena. Tanta scena. Allora, Andrea, no, neanche chi c'è, ma c'è pure chi ce fa. Certo. È vero, come in tanti settori, è verissimo. Io andrei a leggere qualche domanda dal pubblico, sì, alternandole alle nostre, e le prendo a caso, quindi insomma non... Tanto ti arrivano gli insulti lo stesso, è inutile che fai questa premessa. Sempre... Ma sono tantissime, ragazzi, potremmo mai leggerle tutte. Posso leggerle tutte, però cerco di leggerle a caso e differenziarle poi per chi l'ha fatta, in modo tale che più persone possano accontentare un po' tutti, una domanda. Tommy dice, buonasera al man, a Ernest Panchi, al nostro grande ospite questa sera, al quale vorrei chiedere se hai dei ricordi e aneddoti particolari su un film che ho amato molto, che è Selvaggi. Selvaggi, vabbè, siamo divertiti tantissimo. Poi Carlo Vanzina ti porta sempre in posti meravigliosi. Vedi anche gli ultimi film che ha fatto con altri attori. Eravamo andati al Caribe, all'isola di St. Vincent e le Grenadine, e lì molto spesso, ci siamo andati ad agosto, che è la brutta stagione, e quindi molto spesso facevamo queste riprese e poi magari dopo un'ora arrivava un temporale che non riusciva a guardarti a un metro di distanza, 10 minuti, andava via. Insomma, la lavorazione era a volte un po' difficoltosa. Erano rimaste indietro delle scene. Mm-hmm. Siamo andati al Pevero in Sardegna, abbiamo messo le parti finte, e quando il pubblico dice guarda che colore sto mare dei Caraibi, è la Sardegna. Le isolette bianche, quelle con la sabbia bianca, no, quelle sono i Caraibi. Ma quel verde smeraldo, quella roba lì, è roba nostra, di casa nostra. Quindi tu le riconosci le palme finte quando rivedi il film, se ti capita di rivederlo? Sì. Sì. La... che bel mare. È stato anche è un viaggio curioso, sia all'andata che al ritorno, perché abbiamo preso dal Jumbo, che ancora c'era, a quello un po' più piccolo, a quello un po' più piccolo e poi quello a 5 posti. No, si muovono. A me piace volare, quindi è stata piaciuta moltissimo. Divertente. Vedi? Io invece ho molta paura degli aerei, quelli piccolini. Non so perché mi danno sempre un senso di instabilità. Però sarà invece un perché senti il vento. Sono quelli che planano. Ah, sono quelli più sicuri? Sì, alla fine sì. Vedi? Vabbè. Le apparenze, quando si dice le apparenze, ingannano. In questo caso ingannano proprio alla grande. Cioè, Felice ci chiede invece, ma Antonello come persona e Cesare Cesaroni potrebbero mai essere amici nella vita vera? A me Cesare mi sta molto simpatico. Quindi sì. Simpatico, ma da quelli sì, amici. Con calma e per piacere, perché... Certo. Simpatico, per andare a prendere vino una volta al mese. Cesare tutti i giorni è un incubo. È uno che non riesce mai a prendere le cose con leggerezza. È uno che prende tutta la vita di petto, poi è avaro, tirchio. Quindi l'unica cosa che c'ha di buono, siccome è un conservatore tradizionalista, l'unica cosa che c'ha è questo affetto fortissimo per la famiglia, ma quello è proprio
un DNA dei Cesaroni, insomma. Certo. E poi diciamo anche degli italiani, va. Siamo familiar tribali. Sì. Sì. C'è una certa tribalità dietro a tutto. Andiamo a giustificare qualsiasi cosa. Vabbè, mo non voglio fare De Luca, che mi sembra pure da pesce i toni, però. Però ecco, Cesare assomiglia abbastanza a De Luca. Sì, c'è stato il padre del padre del padre di mio padre. E quindi no, è simpatico, sì, ma a piccole dosi. Non cioè uno che sfonda le porte aperte. Ok. Se le trova luce, non è uno che le apre. Ok, quindi diciamo sì, simpatico per attenzione, perché amico di tutti i giorni sarebbe un po' un incubo, questo è... Va bene, Mr. Lannister, buonasera al grandissimo Mena, ai ragazzi e al nostro graditissimo ospite, al quale vorrei chiedere invece se può raccontarci qualcosa dell'esperienza nel film di Pasolini, Un delitto italiano. Ah. È un bel film, un bel film, un bravissimo regista, un bellissimo cast, e anche uno dei primi tentativi di raccontare la storia in un altro modo, anche per l'epoca coraggioso. Adesso la tesi dell'omicidio di più persone, insomma, è stata accolta. Ho fatto questo avvocato penalista, Rocco Mangia, che difendeva Pelosi, pensando molto a mio padre, che era un avvocato penalista, e anche lui molto, come dire, che frequentava molto le aule del tribunale. Io l'ho visto fare le arlinghe molto spesso. Erano avvocati di pancia, di cuore anche, insomma, molto, molto, come posso dire, maschi, ecco, e anche preparati, per carità, molto sanguigni. Lì è successa una cosa particolare un giorno con la scenografia, non sto a dilungarmi, ma insomma c'è una scena in cui comincio l'arringa vestendomi davanti allo specchio. Quella si doveva svolgere in tutta la stanza, invece per tutta una serie di motivi ci siamo ritrovati davanti a questo specchio. E lì mi potevo muovere pochissimo, perché sarebbe inquadrata la macchina da presa, le luci, eccetera. E quello è stato difficile, è stato un imprevisto, è stato difficile. E, però sto mestiere è così, quando fai il cinema. Ti puoi trovare all'improvviso a fare una cosa che non era prevista. E poi mi piace, insomma, sono sfide. Okay. Beh, per l'attore levare il corpo è un problema, visto che è quasi la prima cosa, no? Che uno pensa del personaggio, il movimento, come cammina. C'è una cosa che mi ha colpito molto di un'intervista a De Niro, che a un certo punto il giornalista gli dice: ma senta, lei De Niro ha fatto tutto, sa fare tutto, ma che succede? Cioè, se le capita una cosa che lei non ha mai fatto, che non la sa fare, che cosa fa? La faccio. Ha risposto così, la faccio. Perché proprio l'attore deve fa questo. Poi fra l'altro non c'è un errore. Sto mestiere è meraviglioso, perché se io sbaglio una battuta,
Non è che sta in sala operatoria uno che l'ho ammazzato, io gli ho strappato il fegato, gli ho lasciato le pinze nella pancia. No, Tante certo. volte noi attori ci facciamo delle... Per carità, è un mestiere esatto, un mestiere preciso. Però da qui a... si può anche viverlo in un modo un po' scanzonato. In fondo, ecco, se un avvocato sbaglia una causa, quello si ritrova dentro per 20 anni. Io, se... anzi, a volte dico... Le recensioni degli spettacoli, se ci fossero, dicevo, come è andata quella serata? Beh, 3 morti e 2 feriti. Magari poi gli spettacoli vengono meglio, dice la volta dopo, no, ho morto solo, ah, beh. Potrebbe essere. Diamola ridere, perché ecco, se la prendi a ridere, con tutte le sue difficoltà, come dicevano i vecchi, è meglio andare a lavorare. Potremmo sostituire le stelle con i morti. Vabbè, i cadaveri. Cadaveri. Anziché le stelle, i cappelli, cioè, non lo so. Io vado avanti, leggo una domanda di Willow che chiede: buonasera Almena Spacchia d'Andrea, al mitico Antonello. Vorrei chiedere al nostro ospite qual è quella cosa che quando ti accade ti fa sempre dire che amarezza. Grazie di essere con noi stasera. Quando arriva, lasciamo perdere, quando arrivano certe multe, quando Oh arrivano i no. tassi, so furibondo. Però anche quando vedo la coazione a ripetere di un errore, o che me lo faccio io da solo, perché se fanno le cazzate, quando assecondo un vizio, per esempio. No, chissà che ve credete, ma comunque è per spiegare. Oppure quando lo vedo negli altri, anche nelle persone che mi stanno vicino, che uno dice: ma è possibile, porca miseria. Per esempio, ho difficoltà a smettere di fumare, e questa cosa mi fa dire a me stesso che amarezza. Poi che amarezza era quello che l'ho sempre detto, che diceva mio zio quando perdevo la Roma. Un altro punto fermo. Sì, quello è un altro punto fermissimo. Vero, Adesso è che sempre sofferenza forza. più che amarezza, molto Vabbè, spesso. no, perché? No, Ultimamente, proprio ultimamente. Andrea. mi sento sornione come il mio allenatore. Ah. Grande Mourinho. Andrea, la Roma non si discute, si ama, Oh, per carità, però ci fa soffrire. appunto. Cioè, mo non Lo dico che so, non siamo, però ci fa ah, come i ma grandi amori, come i grandi amori. tu sei un lupacchiotto. Cavolo, Sì. cavolo, anche io. Spanchi non lo so. Spanchi Ah. adesso della Io Roma. sono ah, io lo gioco il calcio, non è Ah, che lo tifo. ma va, non... No, io sono della Roma anche perché poi mi ricordo andavo allo stadio in Curva Sud quando ero molto piccolo con mio nonno c'aveva un ciao di quelli a pedali e andavamo Sì. insieme nei distinti sud e me lo ricordo come un Io. periodo bellissimo e quindi da allora non posso che chiamarla la Roma, nonostante poi tutti i risultati, insomma, sportivi o non che possa ricevere. Allora, altra domanda di Big Lucky. Big Lucky ci dice: Ciantonello, puoi raccontarci dell'esperienza in 2 miniserie TV, anni 50 e Attacco al potere? Come nasce la camminata alla John Wayne? No, attacco al potere, Attacco allo Stato, scusami. attacco allo Stato. No, la camminata da John Wayne nasce da la camminata da John Wayne nasce da Sognando la California. Perché in Sognando la California, a un certo punto, con Frassi, Gaboldi e Ferrini, facciamo una camminata nel villaggio western, cantando la canzone In the Long, in the Canyon, dun, 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 vabbè. E lì abbiamo detto: ah, devo fare, mi sono inventato, no, inventato niente. Dico, mo, io faccio la passeggiata del John Wayne, che ho rimesso lì. Però lì in anni 50, più che Alberto Sordi, che ovviamente
è inimitabile, ma non ci pensavo. Pensavo ad Aldo Maccione. Che Aldo Maccione, ve lo ricordate, sapete chi è? No, sfugge. Aldo Maccione è un grandissimo attore francese, franco-italiano, e molto molto bravo. Vabbè, è molto comico. E niente, nasce da questa cosa qua. Che forza. Ma non sapete che bella Capri fuori stagione, perché noi abbiamo girato a Capri prima di Pasqua, ed è fantastica. Questi posti qui, quando ci vai, che non c'è nessuno, immagina Capri senza nessuno, dice fa freddo, sì, chi se ne frega, sono quelle fortune incredibili, poi fa freddo, Capri non fa mai freddo. Che bello, bellissimo. Che bello sentire questi aneddoti, anche perché poi è come se, so che non è la stessa cosa, ma è come se ti aprissi a noi e noi fossimo stati lì con te, anche se per un piccolo dai, magari, quindi, ma è così. Cavolo, facci sognare, Antonello, sarebbe stato bellissimo. Ma tu, curiosità personale, quando ti approcciavi a un prodotto che poi è diventato così iconico e radicato all'interno della cultura popolare italiana, te lo immaginavi a priori l'esplosione che poi avrebbe avuto anche a distanza di tanti tanti anni? Perché ci sono dei prodotti che, ai quali ha partecipato, che rimangono popolari anche tra i giovanissimi. Te lo aspettavi prima di girarli? No, assolutamente no. Alcuni totalmente imprevisti, altri studiati perché potessero essere per esempio il film di Natale è un film che è studiato in un certo modo ma non è detto che poi rimanga. Cioè diciamo che c'è una differenza tra i prodotti che magari hanno grande ascolto, incassano tanto, però poi passano uno dietro l'altro, e quelli in mezzo a questi che poi rimangono. E quella secondo me è un mistero. Cioè, perché sono tante le spiegazioni. Cioè, perché la famiglia ha quattro risate senza volgarità, perché quello che ti pare. Ma di fatto ce ne sono tanti di prodotti simili fatti nello stesso modo, perché uno sia più forte di un altro è un'alchimia, e quando lavori non lo sai, ma neanche ci devi pensare, fra l'altro. Ok. Qui erano saggissimi i vecchi, che alla domanda qual è il lavoro che le piace di più? Il prossimo. No, rispondevano sempre così. Vero, sì. Perché poi così con la testa stai focalizzato, no? Sempre e concentrato sul dopo, senza adagiarti poi sul successo dell'attuale. No, poi guarda, su questo io sposo, oramai è cosa vecchia, ma sposo quello che disse Battiston. Il successo è il participio passato del verbo succedere, non si può essere legato a un participio passato. Bello. E poi se è successo vuol dire che è già successo. Bello. Molto bello. Bellissimo, mi piace. Ah, non la sapevate questa? No. No. Non la sapevo. Battiston, Giuseppe, no. Sì. Luca, sì. Luca Cola 02 ci dice: buonasera a me, buonasera ragazzi e buonasera Antonello, un grandissimo piacere averti qua con noi stasera. Dire che sei stato la mia infanzia è scontato, ma con i Cesare o i Cesare è stato proprio così. Due domande proprio su quest'ultimo: quale stagione reputi la migliore? E la seconda domanda è: è ancora in contatto con i membri dei Cesaroni e tra voi Cesaroni fratelli? E se ancora in contatto con Francesco Anofrio? In realtà le domande sono tre. Madonna, ok, benissimo. Sono grazie di essere qui. Però sono, poi okay, sono tre domande mascherate e fatte passare per una. Le tre domande sono: la migliore stagione, quale reputi la migliore stagione di Cesaroni? Secondo me è la terza.
La terza. Ok. Ok. E la seconda domanda è se sei ancora in contatto con i membri dei Cesaroni e tra voi fratelli Cesaroni, quindi con Claudio. Sì, beh, con Claudio sì, ci mandiamo dei messaggi ogni tanto, poi Claudio lavora tanto, io c'ho, insomma, non è che ci vediamo spesso. Poi con no, con gli altri no, ma è normale. Esatto. Sì, cioè... No, è come quando io da ragazzino pensavo che i Beatles e Rolling Stone abitavano nella stessa casa e dormivano tutti insieme. Lasciaci sognare, lasciaci sognare. Ecco, appunto. E certo. Perché poi ho scoperto che non era vero. Ok, e la terza domanda è se sei ancora in contatto invece con Francesco Pannofino. Ah, ogni tanto, no, beh, sì, ogni tanto ci becchiamo. Okay. Un po' meno perché ho cambiato quartiere, prima abitavamo vicini e allora ci incontravamo anche spesso. Adesso sicuramente qualche testata giornalistica o qualcuno ci chiamerà perché lui è da Lazio, sono da Roma. Ah, e... vero, è area di derby, giusto, giusto. È derby, e di solito, ecco, succede questo. Va bene, il ciuffo del men, ciao ciuffi, stasera un grandissimo ospite Cesare Cesaroni, ma soprattutto Cesare Appio. A tal proposito, puoi raccontarci qualcosa di quell'esperienza nella serie SPQR? Ah, guarda, quella è stata veramente un divertimento fantastico, veramente fantastico. Niente, con Nino Frassica Nino ha ricominciato a fare l'attore proprio da quella serie e poi dopo ha trovato il Don Matteo, insomma, il carabiniere. Mm-hmm. Niente, siamo divertiti. In realtà doveva essere anche lì la coppia Roma-Milano, però poi scelsero invece di fare questo Roma-Sicilia. Era, allora, a parte, dunque, lì c'è la biga. Sì. Lì c'è la biga. Perché io non ho mai avuto una grande dimestichezza con i cavalli, ma ho sempre fatto un po' paura, perché sono grandi, sono grossi. Poi c'hanno sempre questa cosa con st'occhio che te guarda, non capisci mai che pensano. C'ho paura di andargli dietro, insomma, a un certo punto tocca guidare la biga. Mi mettono su sta biga e questo, il cavallaro, che era molto bravo, diceva: guarda, tu devi imparare a parlare col cavallo. Allora io andavo lì la mattina, facevo: ciao, come stai? Che dici? Poi salivo sopra e questo non mi si filava per niente. Dove stava fermo? E 1, 2, 3. Poi facevamo il giretto, ma sempre che lui faceva quello che gli pareva, appresso al cavallaro. Un giorno salgo sulla biga, questo mi scarta, io perdo l'equilibrio, faccio ciao! Vedo che si drizza l'orecchio, dico: ah, allora ci senti, maledetto. E da quel giorno, ma così è andato. Andavo lì, facevo: guarda, se fa il cretino stamattina, avevo trovato il tono. Insomma, ho finito che ho guidato la quadriga, perché no, non è che c'è il trucco, ma i cavalli, o due davanti o due dietro, o quattro tutti attaccati, c'è sempre il cavallo che comanda. Sì. Allora, quello è amico mio. Allora andavo e gli facevo: oh, guarda che siamo quattro stamattina a parte di gente, ma vedessi che numeri, ma che numeri. E poi si divertivano tutti, la Casalegno, Frassica, tutti dentro la tabica, e andavamo in giro per Cinecittà. E la paura dei cavalli ti è passata? No. No, però penso, adesso no. Puoi sussurrare ai cavalli, sai, il tono da usare. Un episodio invece
In un episodio invece dei Cesaroni, perché quello era Appio Claudio, stiamo a parlare di cosa, di SPQR. Ah, SPQR, poi la sigla è rap. Se per andare a cercare, SPQR è la sigla rap, che è anche molto divertente, carina. Sempre anche quella delle Marchitelli. Con le truppe campionate dei 10 comandamenti. Ah, pazzesca. Aspetta, che stavo a dire? Questo Sono in passato ai Cesaroni. sì. Esatto. Beh, c'è stata, a proposito di cavalli, abbiamo fatto un episodio con Philippe Leroy, fantastico, fantastico, una persona meravigliosa, che già non so se novantenne o comunque 80 e passa parecchio. Voleva andare a cavallo e fare una scena con un'impennata e il direttore di produzione ha detto: no, qua non si può fare, ma dai, Filippo, no, no, faccio io, oh, ha montato sto cavallo. Ah no, perché era pure caduto o si era operato all'anca. Gliene portava un Cavolo, No, pericolosissimo. niente, ha fatto dei numeri, ma fantastico. E lui era famoso perché Certo. era bravo a fare queste scene Certo, difficili. mamma mia, Mamma. bello. Mi sono divertita tantissimo. È vero. Allora io farei così, farei l'ultima domanda ad Antonello, poi chiudiamo così con il saluto al canale, come facciamo di solito, e lo lasciamo andare ringraziandolo ovviamente per questa Assolutamente. bellissima ora che ci ha fatto trascorrere insieme. L'ultima domanda, fammene prendere una a qualcuno che non l'ho mai letta. Ora in cui Bravo, fai fondamentalmente io magnani. sto prendendo tempo mentre tu scegli la domanda. Sì, Ora in bravo. cui tra l'altro ci ha fatto anche tuffare, no? In quelle che sono state alcune delle sue esperienze, alcuni ricordi di prodotti che noi abbiamo visto come fruitori, come spettatori, e mai avremmo immaginato che dietro invece ci potessero essere tutti questi aneddoti, queste anche situazioni divertenti, no? Perché solitamente uno pensa, ok, sì, però saranno tutti molto precisi, molto magari musoni, e invece ci hai raccontato un ventaglio di situazioni che forse sono più divertenti di alcuni prodotti, cioè forse fa più ridere il backstage che il prodotto stesso. Sei cattivello. No, no, no. Lei è birichino. Vero, eh? Io non lo conosco. Pungente, pungente. Prima di Sì, leggere, sì, è vero. Chi vuole Andrea ha scritto come autoambulanza. che... Esatto. Birichino, prima di leggere l'ultima domanda, c'è una considerazione che hanno fatto, che ci tengo a fare e a riportarti, che le vere eccellenze si misurano in lunghezza e in ampiezza. In lunghezza perché ci accompagnano con le loro interpretazioni per tutta la loro carriera e in ampiezza perché i veri grandi sanno spaziare in tutti i generi e non essere mai fuori posto. E Antonello ne è un esempio. Quindi Assolutamente messaggi d'accordo. come questi ne sono arrivati tantissimi, ma Grazie. ci tenevo Veramente. insomma a leggertelo perché... Grazie, poi ci credo. No, ci devi credere. Allora, l'ultima domanda io la farei a Roberto, che poverino, gliel'ho letta una, lavora anche per noi, quindi insomma facciamogliela leggere, e ci chiede se c'è un consiglio che ti sentiresti di dare ai giovani che oggi vogliono approcciarsi al mondo della recitazione. Prendo appunti. Allora, fate salvo tutte le cose che ho detto prima, Esatto. quindi facciamo finta che uno è portato, insomma, che c'ha una cosa vera dentro. La cosa fondamentale, credo, in questo mestiere è l'imprinting, esattamente come le papere, le oche, eccetera. Cioè, chi ti fa da tutore, chi ti fa il maestro. Per maestro intendo non solo una figura, ma anche una scuola di riferimento. La formazione di un attore, come immagino che, insomma, come ce lo immaginiamo tutti, insomma, intendo la formazione di Favino, la formazione
di Giallini, la formazione di chi volete voi, insomma degli attori, passa attraverso la formazione. La formazione si fa a scuola e si fa lavorando, perché siccome tu sei lo strumento di te stesso, soltanto vivendo l'esperienza dell'azione, della recitazione, ti fai attraversare appunto dall'esecuzione in quel momento, e soltanto dopo che l'hai fatto puoi parlare di quello che hai fatto, altrimenti parli a bambera. Wow. La recitazione è una parte di teoria, ma che è immediatamente pratica. Se rimane teoria, un attore. Allora, che vuol dire questo? Trovare un personaggio in una scuola di riferimento. Adesso è un po' più facile o più difficile, non lo so. Quando ho cominciato io c'era l'Accademia, c'era la scuola del Piccolo, c'era quella di Genova, insomma. Poche scuole, e quando sono andato io ci siamo presentati in 60 tra uomini e donne per 11 per 20 posti in tutto, 11 maschi e 9 femmine. Adesso sono 1000 a Roma, 1000 a Milano, 1000 a Torino, 1000 a Genova, 1000 ogni anno. Vengono selezionati con i quiz. Ma insomma, allora trovare un maestro di riferimento, cioè per esempio a me piace tanto, che ne so, quella situazione teatrale, o quel regista o quell'attore, e cercare di fare, cioè cercare di trovare, di avvicinarlo, non lo so, come si può fare oggi non lo so, però è la scuola, gli incontri, oggi sono tanti. Io ti dico, ogni tanto insegno in queste scuole private, e sinceramente a volte non saprei proprio come aiutarti. Oggi poi ci sono i casting, non ci sono più gli aiuti registici. Ci sono tante cose, tante che, vabbè, io sono ancora analogico, ancora non sono digitale, perciò c'è tante cose, da un lato mi sfuggono, dall'altro non le capisco. Ci sono troppi filtri oggi per chi vuole iniziare, e anche per chi ha già iniziato. Quando ho cominciato io c'erano molti meno. Faccio un esempio di una cosa oggi impensabile. Io feci Al Paradise, che era una trasmissione di Antonello Falqui, 18 sabato sera, insieme a, prima c'era, beh, con Oreste Leonello, con Maurizio Micheli, e poi dopo con Massimo Wertmüller, facevamo un trio. Beh, io ho fatto questa trasmissione perché ho incontrato una ragazza che mi ha detto: sto andando a fare un provino da Falqui al Teatro delle Vittorie, vieni? Ma andiamo. Al portiere gli abbiamo detto: che fate? Andiamo a fare il provino. Ah, andate. Oggi abbiamo fatto il provino, Falqui è venuto giù e me l'ha scritturato. Oggi è impensabile passare, entrare, lei dove va, vado lì, senza, è tutto un filtro oggi, è tutto molto più difficile. Laddove invece, secondo me, continua a essere un mestiere di incontri, empatie, io voglio stare con te. Certo. Insomma, mi dispiace di buttare un po' di sconforto, però no. Oggi veramente per fare sto mestiere devi a piccozza i scarponi e a corda per la montagna. No, è importante la tua anche sincerità, sì, è importante dire le cose come stanno effettivamente, sì. Senza poi andare, no? Le cose stanno così, forse stanno meglio a volte, penso, quelli in provincia, in certe province dove ci sono dei teatri magari che funzionano, hanno una bella programmazione,
spesso intorno a questi teatri ci sono dei circoli di personaggi più o meno che amano, e uno, così anche è un modo per avvicinare, non c'è solo il centro inteso le capitali, per esempio col teatro, ci sono tanti centri di produzione in giro per l'Italia, e quindi anche quello è un modo per cominciare. Ok, quindi partire comunque dal teatro, sempre come base, perché ti dà, no, tanto. Sì, e trovare una figura di riferimento che il sia teatro, in una scuola, in un maestro. Si deve partire dal teatro, uno pensa soltanto perché, come dire, per un atto, per un discorso scenico, cioè di chiaramente vai su un palcoscenico, ma bisogna partire dal teatro anche per un discorso di testi, perché il teatro ti mette di fronte a testi importanti, che ti costringono a misurarti con le altezze che raggiungono questi testi. Il teatro greco, Shakespeare, Pirandello, quello che ti pare. I testi del teatro sono... Allora, il discorso sui testi è importante perché più il testo è difficile e più devi andare dentro a arrivare anche tu a certe altezze, diciamo. Confrontarsi da subito, uno può cominciare anche con la pubblicità di Due è meglio di One di Accorsi. Il problema è dopo, che comunque non hai risolto il problema, cioè hai cominciato a lavorare, hai avuto l'occasione, ma poi devi studiare, cosa che lui ha fatto e si vede. Anche Luca Argentero è un attore eccezionale, viene al Grande Fratello. Sono eccezioni, ma l'eccezione sta nel fatto che hanno deciso a un certo punto di studiare e si sono confrontati con i testi, questo lo so. Comunque è un passaggio che o prima o dopo lo devi fare. Se vuoi pensare di farci una carriera, perché se invece lo vivi come supereroe 8, ma non è sta grande vincita, non vinci 130 milioni. Ok, no, è un discorso chiarissimo, anche insomma condivisibile. Ma c'è un'ultimissima domanda flash che ci chiedono: c'è possibilità di rivedere Cesare Cesaroni in una nuova stagione? Pare di sì. Così ho sentito dire. E questa volta, diciamo, mi sembra un po' più vero di altri. Però, sinceramente, come, dove, quando, perché, come saremo, non ne ho la più pallida idea. Perché... Sì, insomma, sembrerebbe di sì, speriamo. Sembrerebbe di Io sì. Io me lo auguro perché appunto Cesare è simpatico. E poi si lavora, insomma. Sempre. Ricordiamo che Cesare è simpatico, però insomma, a piccole cose, non tutti i giorni. C'ho due film... Uno è l'ultima volta che siamo stati bambini, questo di Bisio, che adesso sta in giro, dove faccio un ruolo piccolo, ma è un bel film e anche il ruolo è un bel ruolo. E poi c'è invece un altro film che si chiama La tartaruga, che uscirà, siamo Nello Mascia ed io, Nello sì. È un bravissimo attore napoletano, e siamo due vecchietti che si fanno compagnia, ed è una storia che a me piace, è un film... Mi piace moltissimo, molto diverso, molto. No, mi scoccia dire la francese, però sì, è un film esistenziale, questo sì. E poi sono due vecchietti simpatici, non è che sono due depressi, per niente. La tartaruga. Bene, li andremo a vedere sicuramente. Quindi abbiamo due titoli in cui possiamo vederti di nuovo. Sì, no, ma quando usciranno? Perché qui il problema è... Vabbè, il primo è già uscito.
quello di Bici. Spesso facciamo le cose. C'è un altro film che ho finito in Abruzzo, questo ormai 3 anni fa, non si riesce a capire che succede. No, ma è il destino anche di molti film, per colpa del Covid, perché per via delle uscite, poi le piattaforme, poi non sapevano se mandarlo prima in piattaforma, poi lo mandiamo al, insomma, mondo complicato. Mondo complesso. I filtri di qui sopra. Vero. Ok, allora ci siamo, Antonello. Noi concludiamo tutte le live con un saluto del nostro ospite al canale, ovviamente, se ti va di farlo. Adesso. Sì, no, ma mi devi spiegare. Certo, 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 ti spiego tutto. Guarda, Andrea. L'idea nasce da ciao, sono Laura Pausini, anche io ascolto Radio Italia. Insomma, quello è tipo la mela di Newton. Però puoi dire e fare in realtà tutto ciò che vuoi. Il canale si chiama The Man Under the Hood, che sarebbe l'uomo sotto al cappuccio, tradotto semplicemente dall'inglese. E puoi anche salutare noi, io sono Mauro, Man, Andrea, Spanchi, puoi fare quello che ti pare, però il canale si chiama The Man Under the Hood, quindi chi ci conosce, chi ci segue, ci conosce con questo nome. Io adesso puoi anche dire sono stato malissimo, non verrò mai più, sono 35, insomma, sentiti libero di senza filtri di fare quello che vuoi. Adesso ti metto grande, così gli altri che ci stanno in, adesso stanno ti in diretta ci guardano. Tutto quello che farà fino alla clip. Tolgo il nome, ok, adesso dirò 3, 2, 1, parti quando vuoi, quando poi ti vedo 2-3 secondi in silenzio, rientro. Ok, 3, 2, 1. Un saluto a The Man Under the Hood, un uomo sotto al cappuccio, e a Man, Andrea scritto come l'ambulanza, e Spanky, molto funky. E sono Antonello Fassari, è stato un piacere stare con voi in questa diretta. Finalmente ho incontrato dei ragazzi che hanno studiato anche l'italiano, che non è che capita tutti i giorni. E diciamo che ho trovato un livello, insomma, di trasmissione abbastanza alto, e credo che mi iscriverò anch'io a questo One Man Under the Hood per vedere un po' che combinano anche quando non ci sono. Ciao a tutti, belli siete, belli. Fantastico, grazie Antonello, fantastico. Sei che, stato fantastico, che cose fantastiche hai detto. Noi ovviamente ce le prendiamo tutte, cioè, noi ce la guarde nei momenti tristi, quando saremo giù di morale ci riguarderemo quello che hai detto e ci darà la forza per andare avanti. Grazie Antonello, per noi è stato veramente un grandissimo piacere e onore poterti ospitare qui con noi. Grazie, siete bravi. Grazie mille anche a chi ci sta seguendo, sta scrivendo wow, grande Antonello, grazie mille, speriamo di rivederti su questi lidi, grande Antonello, grazie ancora, veramente tanto amore per te, tanto amore per te dalla chat e tanto amore per te anche da noi, perché oltre a essere presentatori, in questo caso siamo anche tuoi grandi fan, quindi... Allora, siccome ho 2 spettacoli a Roma, a dicembre all'Ambra di Vinelli e a gennaio al Parioli, quando, se vi va, se si può fare, magari se li beccamo. Dai! Assolutamente sì. Ci terremo informati sulle date, sul... 6 dicembre. Dicembre è dal 6 al 7 dicembre, al 17 e dal 31 gennaio all'11 febbraio. Che bello, teniamoci in contatto, come no? Due spettacoli importanti, belli, eh? No, io adesso faccio teatro da tanto, insomma, oddio, l'ho sempre fatto, ma diciamo con continuità. Sono spettacoli che abbiamo fatto a Milano, prodotti da Franco Parenti, e che adesso portiamo a Roma. Insomma, se può fare, ecco. Assolutamente. Dai, che bello. No, vi dicevo lasciate perdere, ma a sto giro vi dico se può fare. Se può fare, che bello. Grazie mille, guarda, qua stanno continuando poi, grazie mille Antonello, un mito. Una valanga. Veramente una valanga, quindi grazie ancora. Noi ti lasciamo andare, ti auguriamo una buona serata e speriamo di rincontrarci molto presto a questo punto. Dai, devi sentire. Dai, ciao.
Grazie. Un abbraccio, buonanotte. Antonello. Buonanotte. Ciao. Buonanotte. Grazie ancora. Ciao.